Ancora un pareggio per il Crotone, un pareggio importantissimo che continua a darci fiducia e che dimostra quanto sia buono l'impianto di gioco messo su da Lerda. Dopo un primo tempo al di sotto delle nostre solite prestazioni, nel secondo è venuto fuori il vero volto del Crotone, insomma, quello che abbiamo ammirato per tutte quelle gare pareggiate anche dopo tantissime occasioni da gol create e non finalizzate. Questa volta però va bene lo stesso. Non ci si può lamentare e non si può recriminare su niente. Questa volta il Crotone ha raccolto quello che ha prodotto. Ed è lo stesso Lerda che lo ha affermato alla fine di Crotone Grosseto. Questi ragazzi non sempre potranno esprimersi agli stessi livelli. Ci saranno momenti che bisognerà fare i conti anche con l'imprevedibilità di questo sport che non dà per scontato niente a nessuno. E forse a Bergamo, nonostante che nei secondi 45 minuti sia stato il Crotone ad avere un maggiore possesso di pallone, abbiamo cominciato a riprenderci quello che l'imprecisione, la nostra sterilità d'attacco e, se preferite, la sfortuna ci avevano negato prima di sabato scorso. Continuiamo a muovere la classifica, a far capire che siamo vivi e che soprattutto siamo imbattuti dalla quarta giornata, allungando la serie positiva. Certo, è poca cosa muovere la classifica di un passo alla volta. Siamo ancora penultimi anche per i 2 punti di penalizzazione inflittici dalla commissione disciplinare ed è necessario cominciare a vincere per darsi una mossa e per non vedere scappare quelle posizioni utili per restare agganciati quantomeno alla zona play-out. Ma è anche vero che siamo appena alla settima giornata, agli inizi insomma. E non ci sembra, a parte la nostra inimicizia con la rete avversaria, che le formazioni fin qui incontrate ci abbiano messo sotto o non ci abbiano fatto capire di che stoffa è il Crotone. Sono tutti punti che ci ritroveremo e non appena questa squadra avrà finalmente preso consapevolezza dei suoi mezzi, sarà tutta un'altra storia. Del resto, senza voler apparire cattedratici a tutti i costi, abbiamo sempre affermato e lo continueremo ad affermare che ci voleva e che ci vuole ancora un po' di tempo per vedere le vere fattezze degli squali. Molti sono i giovani che hanno bisogno di crescere, molti sono alle prime battute in Serie B e quasi tutti insieme a giocare per difendere i nostri colori per la prima volta. Bisogna avere fiducia e soprattutto esprimerla verso questo gruppo. Serve poco per rincuorarli e spingerli a dare ancora di più e del loro meglio. Abbiamo un campionato tutto da giocare e riprovare a vincere già da sabato prossimo, quando verrà a farci visita il Padova, non è solo una speranza. Ecco i risultati della settima giornata: Albino Leffe Crotone 1-1, Empoli Cittadella 4-3, Frosinone Torino 2-2, Grosseto Brescia 2-1, Lecce Mantova 2-1, Padova Gallipoli Salernitana Ascoli 0-0, Sassuolo Cesena 1-1, Vicenza Triestina 0-0, Ancona Modena e Regina Piacenza giocheranno lunedì. Vediamo la classifica. Al comando il Frosinone con 14 punti, a 13 Torino, Ascoli, Brescia e Padova, 12 punti per Cesena ed Empoli, 11 per il Lecce, 10 per il Sassuolo, a 9 Ancona e Grosseto, ad 8 punti Vicenza, Cittadella, Piacenza e Triestina. 7 punti per Gallipoli e Modena, 6 per la Regina, 5 per l'Albino Leffe, a 3 Mantova e Crotone, chiude la Salernitana con 2 punti.